Ciao a tutti e benvenuti da Ilaria, la vostra consulente di bellezza. Vediamo oggi i rimedi per contrastare le occhiaie, le borse sotto gli occhi e le rughe nella zona intorno agli occhi. La zona del contorno occhi non è ricca di ghiandole sebacee e collagene come invece il resto del corpo. La pelle quindi appare più sottile. Ecco perché è più facile che si formino rughe e linee e che si veda la rete sottocutanea di capillari che rende la zona più scura. Non solo, questa zona tende anche ad accumulare fluidi, formando quindi le borse sotto gli occhi. Come si possono contrastare quindi le occhiaie, le borse e le rughe intorno agli occhi? I principali rimedi naturali che vi propongo oggi sono il tè, gli oli vegetali e il cetriolo. Il tè, soprattutto quello nero, è ricco di caffeina. E questa sostanza è in grado di contrastare le occhiaie e le borse. È astringente. Non solo. Il tè, soprattutto sempre quello nero, apporta tannini che sono in grado di rendere la zona del contorno occhi più tesa e quindi a contrastare l'accumulo di liquidi. Come si fa? Prendete una bustina di tè nero, bagnatela sotto l'acqua o immergetela in un bicchiere pieno d'acqua, strizzatela e applicate direttamente sulle palpebre chiuse per qualche minuto. Ripetete il trattamento ogni giorno. Un altro rimedio naturale sono gli oli vegetali ricchi di vitamina E e vitamina K. Ma a cosa servono e quali sono le proprietà di queste vitamine? La vitamina E è un potente antiossidante in grado di contrastare i processi di invecchiamento del tessuto cutaneo. L'invecchiamento, infatti, causa una divisione più lenta delle cellule e un assottigliamento del derma. La pelle, di conseguenza, perde elasticità e collagene e si ha la formazione di rughe e linee sottili intorno agli occhi. La vitamina E, inoltre, è molto utile per trattare e prevenire le occhiaie. La vitamina K, invece, è spesso associata al buon funzionamento del sistema circolatorio e quindi molto utile per prevenire e curare le occhiaie, spesso connesse ad una cattiva circolazione intorno agli occhi. Ora vi starete chiedendo quali sono questi oli vegetali che contengono le vitamine che abbiamo appena visto. L'olio di argan è sicuramente una preziosissima fonte di vitamina E. Contiene anche carotenoidi e polifenoli, che sono degli importantissimi antiossidanti in grado di prevenire e contrastare i processi di invecchiamento. Un altro olio, non meno importante, è l'olio di fico d'India, anch'esso ricchissimo di antiossidanti e proprio di entrambe le vitamine, quindi contiene sia la vitamina E che la vitamina K. Ci sono anche altri oli vegetali, tra cui l'olio di avocado e l'olio di vinaccioli, che si prestano molto bene per trattare la zona perioculare. Ma per la densità, la facilità di assorbimento, l'olio di fico d'India e l'olio di argan si prestano benissimo per trattare la zona intorno agli occhi. Un altro rimedio naturale è il cetriolo, molto conosciuto. Potete applicare direttamente sulle palpebre chiuse una fettina di cetriolo. Questo aiuterà a eliminare i gonfiori. Questa sua capacità è da ricondursi alla presenza di vitamina C,
al potere astringente che aiuta appunto a contrastare borse e occhiaie, alla capacità di idratare fortemente i tessuti e al suo potere illuminante. Cosa aspettate? Provate questi rimedi, facili, semplici e molto utili. E vi ricordo di lasciarmi un like, di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e ci vediamo al prossimo video.